E sulle note del Nabucco di Giuseppe Verdi che 1300 migranti si accomodano in sala e nei palchetti del Teatro San Carlo di Napoli. Il teatro più antico d'Europa questa sera è simbolo di accoglienza. Nel palco reale, riservato di solito alle più alte cariche istituzionali del paese, napoletani nati in Africa, nei paesi dell'Asia, originari dell'Est Europa, siedono uno di fianco all'altro per assistere al primo concerto gratuito per immigrati organizzato in un tempio della lirica. Per mia esperienza va bene, questo significa integrare, quanto deve integrare, hai capito? Immigrante come paese uguale. Dove stare uno? È proprio meraviglioso. Per me è una cosa, non lo so, non c'è parola giusta per dirci. Per me è la prima volta che io stavo dentro qui. Sempre vedi questa cosa su internet, per vedi questa cosa da vivo è un'esperienza molto, ma molto, molto meravigliosa. La mia è la seconda volta perché già siamo venuti con la scuola. Vedo molti stranieri, quindi non lo so, devo scoprire che emozione proverò. Il coro del Teatro San Carlo, diretto da Marco Faelli, esegue il coro a bocca chiusa di Madame Butterfly di Giacomo Puccini. La musica e l'arte questa sera non sono a posti riservati. Passa da qui invece un nuovo modo di accogliere e inserire nella società chi è arrivato nel capoluogo campano da ogni parte del mondo per lavorare e qui ha deciso di restare. Un'apertura alla gente del mondo, di qualsiasi razza, religione ed etnia. A ispirare l'evento l'associazione 3 febbraio, ad aprire le porte del massimo napoletano l'amministrazione comunale. Gli immigrati non sono solo quelli che sgobbano in un campo o lottano anche per i loro diritti, sono persone, esseri umani che meritano come ognuno di noi di usufruire della bellezza. Vivono tutti a Napoli? A Napoli, dintorni, alcuni sono venuti da Roma, insomma è una grande occasione di unione in questo paese, non solo in questa città. Come si può non far finire stasera lo spirito dell'evento? Beh, come stiamo facendo, ripeto, da tanti anni. Noi continueremo già il 12 marzo al Museo Archeologico Nazionale di Napoli con un'iniziativa di questo stesso carattere. Speriamo che il San Carlo, che ha visto la bellezza di questa gente oggi e di questa iniziativa, continui con noi in questi passi.